In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare, stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già avuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Buongiorno e buon ritrovati a tutti voi che vi siete collegati anche quest'oggi. Mercoledì delle Ceneri, giorno che dà inizio al periodo quaresimale. Questo giorno parte con un segno, dura un tempo prolungato e tende a costruire un atteggiamento stabile di pentimento e di riconciliazione. Allora, le ceneri, i 40 giorni e la riconciliazione sono elementi portanti di questo tempo quaresimale. Il segno è l'imposizione delle ceneri, segno che non appartiene alla nostra cultura e quindi penso possa essere utile richiamarne brevemente il senso. La cenere è il risultato di ciò che un tempo era vita e ora non lo è più. Un ramo viene reciso, perde quindi il contatto vitale con la linfa, si secca, viene tagliato e diventa cenere. E la cenere evoca morte e nullità. Perciò questo segno è stato adottato come un gesto penitenziale. I cristiani che vanno a ricevere le ceneri manifestano la loro disponibilità a compiere un itinerario di conversione, rispondendo con umiltà e con amore alle sollecitudini della grazia. Questo cammino avviene, ho detto, in un tempo e con gradualità. Questo è il senso che vuole esprimere il numero 40, un numero tanto caro alla tradizione biblica. Ricordo che 40 sono gli anni del popolo ebraico pellegrino nel deserto, prima di entrare nella terra promessa. 40 sono i giorni di permanenza di Mosè sul monte Sinai. Ancora 40 sono i giorni che Giona concede ai Niniviti perché si convertano. 40 allora indica un tempo entro il quale succede qualcosa di decisivo. È un tempo di grazia, un kairos. È un'opportunità unica e quindi da valorizzare. I 40 giorni della Quaresima che anche quest'anno avremo a disposizione sono un tempo prezioso. Sono un'occasione per camminare verso la santità, un'occasione che non possiamo perdere o prendere alla leggera. Il contenuto di questo cammino consiste essenzialmente in un bisogno di riconciliazione, un bisogno che manifesta il convincimento che, aiutati, possiamo essere migliori e riuscire vincitori. La riconciliazione, ci dice la prima lettura di quest'oggi, è opera di Dio.
Ma vorrei ora arrivare al Vangelo di questa celebrazione, Vangelo che ci offre tre punti per un programma di vita spirituale. Tre punti in quanto Gesù riprende i tre aspetti tipici della spiritualità giudaica. Li riprende, ma li riveste di novità. E proprio per meglio far risaltare la sua novità, Gesù crea un parallelismo tra la pratica giudaica, mostrandone le imperfezioni, e quanto lui viene a proporre. Ne risulta un dittico, formato da una parte dalla critica al mondo giudaico e dall'altra dall'indicazione di un nuovo comportamento da tenere. E il principio fondante, basilare di questo comportamento è l'interiorità. Quello che facciamo deve venire da radicate motivazioni interiori. Deve poi creare un rapporto con il Padre che è nei cieli e non deve essere interessato a ricercare l'approvazione e il plauso degli uomini. La prima opera è l'elemosina. Sostenere i poveri era una prassi largamente utilizzata nel mondo giudaico. Accanto a una tassa pagata da tutti, si ponevano le offerte volontarie. Se le cifre erano sostanziose, erano particolarmente rilevanti, i donatori potevano sedere accanto ai rabbini, quindi in un posto d'onore. E gli offerenti erano addirittura elencati durante il servizio sinagogale. Bello. Purtroppo tutto questo poteva favorire un vuoto compiacimento, quello di spingere alla ricerca dell'approvazione sociale, dell'approvazione degli altri. Gesù invece conia un'espressione che poi è diventata proverbiale. Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Perché, dice Gesù, solo dal Padre, che scruta anche le cose recondite, va attesa la ricompensa. L'elemosina vera nasce dalla compassione, dall'empatia, dal lasciarci coinvolgere dal bisogno degli altri. Per reagire ad uno stile di vita che Papa Francesco ha chiamato la globalizzazione dell'indifferenza, bisogna che ci lasciamo scuotere dalla rivelazione dell'amore di Dio. Dio che non è mai indifferente alle sofferenze degli uomini, anzi, al contrario, ha per ciascuno di noi attenzione, premura e cura. La seconda opera che incontriamo, la preghiera. Anche qui viene bollata come sterile, come inconcludente una preghiera vanitosa. A una preghiera ostentata, fatta in un luogo pubblico per riscuotere il plauso degli altri. Vi ricordate l'episodio raccontato da Gesù del fariseo al tempio che prega? Gesù oppone invece una preghiera nascosta, celebrata nella segretezza del proprio intimo. Gesù dice nella tua cameretta. E proprio a proposito di questa affermazione commenta Sant'Ambrogio. Intendi non una camera delimitata, ma la cella che è dentro di te, dove sono rinchiusi i tuoi pensieri, dove risiedono i tuoi sentimenti. Questa camera della tua preghiera è con te dappertutto. È segreta dovunque ti rechi e in essa non c'è altro giudice se non Dio solo. L'amore di Dio, lo capiamo bene, non può mai essere separato dal dialogo frequente con Lui, dall'ascolto della Sua parola, dalla ricerca appassionata del Suo volto, fatto nel segreto. Terza opera, il digiuno. Il digiuno formalistico che aveva già subito duri rimproveri dai profeti antico testamentari.
E ancora una volta, ribadisco, non è la pratica in sé ad essere criticata, quanto l'atteggiamento degli uomini che si servono di tale pratica per celebrare se stessi. Gli altri, dice invece Gesù, non devono sapere che stai praticando il digiuno. Con ciò Gesù non vuole invitarci all'ipocrisia, ma a conservare, ad approfondire un rapporto con il Padre che solo vede nel segreto e ti ricompenserà. Ecco, allora sono tre opere, veicolo, come dicevo, di relazione con il Padre, a condizione che siano compiute con quella rettitudine di sentimenti che viene solo dall'uomo che è riconciliato. E ancora buona Quaresima a tutti.